Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel primo episodio su Inazuma Eleven Go Strikers 2013, parzialmente tradotto in italiano grazie a un gruppo di ragazzi di cui trovate il link del canale Discord qui sotto in descrizione, perché voglio supportarli per l'immenso lavoro che hanno fatto e tra poco lo vedrete. Ma prima di cominciare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questo gioco, questi video. E, raga, sono sincero, l'ultima volta che ho giocato in Inazuma Eleven Strikers non avevo visto l'anime, quindi diciamo che tutto quello che vedevo per me era un po' una roba qualsiasi. Mentre, mo che ho visto tutto l'anime, mi ricordo poco, però, raga, ho una voglia incredibile di sbloccare i miei personaggi preferiti come Zanark e vedere le tecniche speciali. Miximax, le armature, raga, vedremo tanta di quella roba all'interno di sti video che non avete idea. Ovviamente il salvataggio è stato creato perché ho dovuto settare i tasti, ma non ho iniziato nemmeno una partita nel club calcio. Ho fatto solo delle amichevoli. Un'altra cosa che vi farei notare, boys, è la resa grafica che c'è in questo momento. E poi lo vedrete anche durante le partite, è tutto pompato al massimo. Tradotte anche queste grafiche e io andrei a vedere proprio nella questione rosa. Chi ci sta? Da chi è formata la nostra squadra? Ok, Arion, Sam, Aitor, ovviamente. JP, lo odio, ho sempre odiato JP, ragazzi, non me ne vogliate. Posso scambiarlo, JP? Ah no, perché ovviamente... Ah, c'è Victor. Victor GG. Solo che, come vedete, raga, abbiamo dei personaggi abbastanza scarsi. Potremmo forse ingaggiare qualcuno? Abbiamo pochi punti sicuro. Infatti ne abbiamo 1000. Ma chi vai a ingaggiare? Luke? Michael? Credo che al momento non abbiamo nessuno, ma dobbiamo sbloccare tutti. E questa cosa mi hypa all'infinito. Scegli mappa. Inizia il tuo viaggio per formare la squadra più forte. Tradotto anche questo pezzo, molto molto bello. I ragazzi hanno fatto un lavoro pazzesco. Pazzesco proprio. Vediamo un po'. No, ma che grafica c'ha, ragazzi. Assurdo. Oh, sembra un gioco per PS5. Raymond. Non credo che i dialoghi siano tradotti. Perché obiettivamente... Ok. Beh, ovviamente sfidiamo. Vai. Contro Mark Evans del passato. Perché il Mark Evans top player è quello che ci allena. E infatti... per forza, ragazzi. Cioè, non è che ho alternative. Confermi le impostazioni, certo. Certo. Ora devo un attimo prendere dimestichezza con i tasti, boys. Abbiate pazienza. Contro la Raymond. Incontro locale. Una specie di amichevole. Però comunque questa è la mia prima effettiva partita ufficiale su questo gioco. Ok. Let's go. Allora, con questo corro. Vai. Toriyama. No, aspetta, che forse con questo tiravo? Ok. Mo devo un attimo ricordarmi i tasti. Vai, Victor! Sì, ciao. Ok, proviamolo. Livello 2. Let's go! Allora, prossimamente tradurranno anche queste tecniche. Io non me le ricordo, purtroppo. Vabbè, questa dovrebbe essere la mano di luce. No, ho la mano di... Prima pera! Grande, Mark! Che era questa? La mano del colosso o la mano di luce? Oddio, no, la mano di luce era quella che compariva solo la mano. Adesso mi sa che è del colosso. Grazie. Allora, si passava con questo? No, con questo si tirava. Ok. Ma che è un altro? Vabbè, rip. Ne la fa più Victor, cioè... scuoti, però lo scuoti si fa... L'ho settato con un altro tasto. Non è un tiro, ma un dribbling. Ci sta.
Ok. Ci penso io. Vai, Arion. Oddio, come si chiamava? Oh, me le ricordavo tutte le tecniche. Subito, liberati la palla. Ok, di livello 2. Vai. Il maestro. Questo era roba con l'orchestra, boys. Non mi ricordo più niente. Oh, sono passati anni, eh. Ecco un'altra pera per Mark. E 2-0. Gol di Riccardo. Dai, lui c'ha ovviamente lo spirito che è il maestro d'orchestra. Beh, perché non è che potete pretendere che... A parte, considerate che io già di base ho la memoria corta. E vi assicuro non solo quella. Chiappa qui. Fire tornado. Tornado di fuoco. Proviamo barriera monolitica. Barriera monolitica. Prendila, bro. No, bro. Ah, sì, ok. Cazzo, la gemma stavo dannà. Fuori gioco. Ehi. Albero. Vai. Questo c'ha il tiro tipo della vipera. Porco schifo. Dammi sta cosa, dammi. Oh, ce l'ha fatta. Tiè. Passa la palla. Vai, JP. Me la leva. Me la leva, ce lo sapevo io. Maledetto uomo fungo. Livello 1. Livello 3. E si vola. Sì, e quando la pari questa, bro? Sì, Majin Zenso, una roba del genere ha detto, quindi sì. È mano del colosso, del titano, una roba del genere. Sfottiamolo pure, sembra giusto. Questa partita secondo me finirà molto male per la tua De Raymond, eh. Oh, andiamo. Grazie. Facci. Che poi quando sbloccheremo... Arco bestia. Bravo. Passa. No. Ok, me l'ha attivata. L'ho fermato appena in tempo, raga. Ma chi è Domo? Ma che gol è questo? Ma dove l'ha messa? Sotto l'incrocio. Micidiale. Oh. Tornado di fuoco da qua? Mi sembra un po' impazzito, cucciolo. Barriera monolitica. Ciao. Vamos, Arion. Lui è carico. Livello 1. Ah. Ok, ce l'ho fatta. Sì, ma ragazzi, ma che grafica c'ha. Pazzesco. Minchia, io ho rotto le mani. No, volevo dare Ryoma. Vai, Ryoma. Ten, lai, uno,
Mamma mia, che carica che ha preso! Che poi, se non sbaglio, faceva anche il Fujin Raijin, una roba del genere pure. Perché molte serie di Nazuma le ho viste, tra l'altro, in giapponese sottotitolate. Quindi molte tecniche me le ricordo. Ma non tutte. Grazie. Buona, finito il primo tempo. 5-0 e abbiamo giocato solo un tempo solo. Manca il secondo tempo e la situazione non la vedo molto rosea. Ok, loro confermano. Devo confermare pure io, bro. Non ho alternative. Si riprende. Andiamo. Grazie. No, non dovevamo. C'avevo il tasto premuto, però. Tornado di fuoco da qua. Tornado. Ma me la potevo rischiare pure con la parata di livello 1, sinceramente. Però ho detto, dai, ne esageriamo. Axel, tu non segni manco sulla lavagna, bro. Ok, bello sto cross. Eccolo! Questo è il serpente, mi sembra, giusto? Sì. Se segna pure Michael così, ragazzi, me ne vado. Quitto. Ma Mark, ma sei una... che pippa. Vabbè. Ovviamente il nome della mia squadra, ragazzi, voi non lo vedete tradotto perché c'è scritto proprio protuberanza, eh? Oh, oh, no. Dammi qua. Porca di quella vacca. No. Ragazzi, questa la paro col massimo. Non mi fido. No, non mi fidavo, raga. Sono sincero. Solo che mo lui è stanco. Andiamo, andiamo, andiamo. Chi lo vuoi, Riccardo? Dove sta Riccardo? Fatto la cagata. Voi considerate che al momento, raga, non ho ancora sbloccato niente. Vai. Ok. Let's go. Let's go, Ricky. Forza, capitano. Macinenzo. E un'altra pera. GG. Grande, grande maestro, grande. 7-0 mi sembra un po' too much, eh. Grazie. Oh, porca vacca. Quanto corre questo? Oh! Sto a tempo fermo, zio. Madonna, quanto correva. Mi dispiace, Kevin, questa è mia. Ma vai. Caricalo, Arion. Niente, vabbè. Mi sa che non c'ha più l'energia giusta per farlo. No, ma perché tiri da qua, Kevin? Fai il serio. Ah, Dragon Crash mi pare era. Sembra il gusto di un level up, per assurdo.
Parata di livello 2, questa è facile. Nel chill. Nel chill proprio. Ci volevi? Volevi, bro, eh? Questo mi sembrerà dribbling qualcosa. Merda! Si era stancato, ci sta. Oh no. Oh no. Ah! Ok, andiamo. Non devo esagerare con la corsa. Vabbò. Mi dispiace, bro. Beccati questo. Bellissimo. Bellissimo sto gol, boys. Comunque la partita è finita attualmente, 8-0. Vabbè, ci sta, dai. Ci sta. Vabbè, più di 8 mi sembravano un po' esagerato. Vinto, perso. Ringraziamo per questa amichevole. In realtà si sono fatti prendere a pallonate, però 21 tiri, loro 0. Ci sta. Sembra un po' tipo Cagliari-Inter, regà. Sembrava sta partita, eh. Ok, punti Nazuma, 300. Però loro salgono. Ok. Vediamo un po' un attimo i legami. Ah, in croce. Ah, ok. Con questo posso rivedermi un attimo le tecniche. Come si chiamava la tecnica sua? Toccata e fuga? No, ecco, tiro sonoro. Ok, il tiro era il tiro sonoro. Ci sta? Me le devo rileggere tutte, raga. Ok, Raymond battuta. Ho sbloccato la tuta, Raymond, ok. Qua che succede? Silvia Woods, sarò la vostra manager, facciamo del nostro meglio, mi raccomando. Polpetta di riso, i consumabili. Ok. Scusatemi, ma qua sotto invece... Ah no, ok, pensavo potessi passare di là, invece non posso. Ok, vado di qua. Io gioco a calcio perché è il mio sport preferito e sono qui per insegnarlo anche a voi. Ok. Segreti. Quando vi allenerete nella sezione training, i vostri progressi saranno visibili nella sezione gioco, ovviamente. Jude. Contro la Royal Academy. Ok, e allora sapete che vi dico, ragazzi? Che per questo primo episodio avete visto abbastanza. Nel prossimo andremo ad affrontare la Royal Academy. E indovinate un po', l'episodio lo vado a registrare immediatamente, perché non posso aspettare e ho voglia di giocare. Noi ci vediamo con il prossimo video, sempre solo qui su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use.